Conversazione alla Farnesina tra il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani e l'omologo francese Catherine Colonna. Il ministro è venuto a Roma dopo l'annullamento della visita del capo della Farnesina a Parigi lo scorso 4 maggio causa delle controverse dichiarazioni del ministro dell'interno francese Gérald Darmanin nelle ultime settimane. A volte possiamo aver avuto posizioni diverse, ha detto Tajani al ministro francese, ma è importante un dialogo costruttivo tra di noi per valorizzare i tanti interessi comuni e sviluppare un'azione comune indispensabile di fronte alle principali sfide internazionali, a partire con quella migrazione. Un dialogo che deve avvenire attraverso i canali adeguati, come quelli previsti dal Trattato del Quirinale. Felice di aver accolto il ministro Colonna alla Farnesina. Italia-Francia condividono interessi e responsabilità in UE nel mondo. La nostra collaborazione è fondamentale per risolvere le crisi in atto, a cominciare da quella migratoria, ha scritto su Twitter il ministro degli esteri. E in un tweet il ministro francese ha ringraziato Tajani per la calorosa accoglienza. Scambi fiduciosi su Ucraina, Tunisia, migrazione, difesa europea in particolare, ha scritto. La cooperazione franco-italiana è essenziale per il progresso. Andiamo avanti insieme. All'inizio dell'udienza nelle commissioni miste sui risultati del Consiglio UE, il capo della Farnesina ha riferito che il ministro degli esteri francese ha discusso anche del Tribunale dei Brevetti. C'è un accordo, anche in Francia, che possa avere sede anche a Milano, ha evidenziato. Secondo quanto si è appreso, nel colloquio alla Farnesina con il suo omologo francese Catherine Colonna Tajani ha sollevato anche la questione degli ex terroristi rossi in Francia. A marzo la Cassazione francese ha confermato il rifiuto della giustizia francese di estradare in Italia i 10 ex BR. Ho dovuto ricordare il voto di ieri del Parlamento della Repubblica, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, riferendosi alla richiesta del governo di sostenere i familiari delle vittime nel loro ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottenere giustizia. Tajani ha però ricordato che Macron si era espresso a favore dell'Italia, ma la magistratura francese ha deciso diversamente. L'incontro con Catherine Colonna è stato molto positivo, ha detto il ministro degli esteri durante l'audizione davanti alle commissioni unite. Abbiamo discusso di immigrazione, della situazione in Africa a partire da Tunisia e Libia, del Sudan e di un'azione comune nel continente. Si è parlato anche di una rotta balcanica, dell'Ucraina, sulla questione del traforo del Monte Bianco. Prima dell'estate si terrà a Brindisi un vertice dei paesi europei interessati al corridoio 8 paneuropeo, ha spiegato Tajani. Aggiungendo che insieme ai governi di Albania, Bulgaria, Macedonia del Nord e Commissione europea dovremo lavorare a questo progetto per avvicinare ancora di più.